Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Oggi andremo a scoprire la storia di alcuni luoghi della nostra Monpiano, ecco. Ci accompagnerà una guida ad ogni tappa, quindi mi raccomando, state attenti. Detto questo, possiamo iniziare da questa parte. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessio e oggi sarò la vostra guida per il percorso a Monpiano, per le bellezze di Monpiano. La storia di Monpiano è strettamente legata alla posizione geografica del suo territorio. Questa particolare posizione geografica, che è strategica in quanto è in una posizione di crocevia fra più strade che portano alla Val Trompia, alla Val Sabbia e ovviamente alla città, ha favorito lo sviluppo di insediamenti già nell'antichità. Infatti le prime abitazioni risalgono all'epoca dei Romani, che convogliavano l'acqua e i torrenti in canalizzazioni e acquedotti. Appunto per questa particolarità, che anche essendo zona diciamo fuori, un po' considerata fuori dall'ambiente cittadino, è diventato un luogo di villeggiatura delle famiglie nobili. Infatti a Monpiano all'epoca c'erano molte seconde case di nobili e ricchi che appunto venivano qui in villeggiatura. È opportuno inoltre ricordare che Monpiano era proprio un comune a sé stante dal 1816, scusate, al 1880, completamente distaccato dalla città. Quindi, adesso che abbiamo fatto una prima introduzione della storia di Monpiano, possiamo continuare col nostro percorso. Venite ragazzi, mettetevi pure qui così davanti a me. Perfetto. Ok, ottimo. Bene ragazzi, siamo qui davanti alla chiesa di Santa Maria e ora sentiamo che cosa ci racconta la nostra guida a proposito di questa chiesa. Prego. Grazie. Ecco, la chiesa di Santa Maria possiamo definirla un po' come il cuore del quartiere di Monpiano. Questo per vari motivi. Beh, prima di tutto per la sua posizione. Infatti la chiesa si trova proprio al centro del quartiere, quindi le persone erano diciamo molto affezionate a questa chiesa, anche perché appunto era la più vicina e quindi la più raggiungibile. Un altro motivo, forse quello più importante, è la devozione, la forte devozione che nel corso dei secoli i monpianesi hanno nutrito nei confronti della Madonna. Un altro fattore molto importante che caratterizza questa chiesa è in particolare la sacrestia di questa chiesa, in quanto al suo interno si è scritta un'importantissima storia all'interno diciamo dell'educazione per l'infanzia. Qui infatti nel 1896 le sorelle Rosa e Carolina Gazzi furono chiamate a dirigere all'interno di questa sacrestia il loro primo asilo. E la particolarità di Rosa e Carolina è che introdussero un nuovo modello, un nuovo metodo di vedere l'educazione nei confronti dei bambini più piccoli per l'infanzia. Forti queste sorelle. Ragazzi. Già, è proprio qui che hanno aperto la scuola. Ma secondo te com'erano? Beh, secondo me a fine 800 le donne portavano gonne lunghe così, guarda. E sopra queste gonne mettevano dei grandi grembiuli. Sì, e le riempivano con cianfrusaglie, saponette. E asciugamani. E poi tenevano sempre i capelli belli raccolti, così. Carolina, guarda questi bambini, malvestiti, affamati. Guarda quello là. Ha più buchi che stoffe in quei calzini. Quanti asciugamani abbiamo a disposizione? Sicura come per saperlo. Che intendi dire? Ce n'è solo uno. Eccolo. Oh santo cielo, com'è lurido, qui bisogna rimediare al più presto. Forza, cominciamo.
Bambini, come siete numerosi! Quasi non respiro. Oggi impariamo l'alfabeto. Pronti, bambini? Pota, le mie dalet, che Pierino. Se capis niente. Allora, cominciamo. La prima lettera è la A. Carolina, qui non ci capiscono, parlano un dialetto semi-barbaro. E cosa facciamo? Ehi, tu non giocherellare con quella cianfrusaglia. Aspetta, Carolina, mi è venuta un'idea. Forse questo è l'unico contatto con loro. Che cos'è? Kesti, duciocci. Belli chiodi, aspetta che li faccio vedere a tutti. Guardate, bambini, Giovanni ha portato due chiodi. Due chiodi? Guarda oltre, Carolina, cosa vedi? Allora vedo un chiodo lungo, un chiodo corto e mia sorella. Ma certo, Carolina, il concetto di lungo o corto possiamo spiegarlo così ai bambini. Ah, ma certo, me li regali questi chiodi? Sì, sì, una maestra, mio papà fa il moradur e un po' de portade ioter. Te, Giacomo, alla maestra, agapias, i cioci de Giovanni. Vedo anche il cheradis dei miei baloccia. E dei gus de nus. E delle mie castagne. Rosa? Che cosa ce ne facciamo ora di tutte queste cianfrusaglie? Esatto, Carolina, saranno le nostre cianfrusaglie. Ah, ma certo, bambini, se avete altri oggetti, portateli. Ma perché roba le serfa fa tutte queste peciotate? Ah, sono mia me. Benissimo, bravi bambini, faremo un museo con tutte queste cianfrusaglie. E ora cantiamo. Din don campanon, tutte le ecce tre del don. Ah, beccate! Pensavate di sfuggirmi, eh? Ma che cosa avete lì? Un diario, forse, dei segreti? Segreti? No, veramente, noi... Noi non abbiamo nulla da nascondere. Ah, bene, bene, allora se non avete nulla da nascondere... Seguitemi di qua, in via della Lama, ci aspetta la guida, forza, andiamo. Eccoci in via della Lama. Ora scopriremo il perché di questo nome. Dopo il crollo dell'impero romano e l'insediamento delle popolazioni barbariche, varie zone di Monpiano cominciarono a diventare paludose e malsane. Questo perché proprio le popolazioni barbariche non avevano tutte quelle conoscenze tecnico-agricole per la canalizzazione delle acque e la costruzione di acquedotti. Il terreno cominciò quindi a diventare paludoso e tale fase storica è ricordata proprio nei toponimi delle vie di Monpiano, in particolare via della Lama, da lamine, cioè limus, ovvero territorio paludoso. Le cose cominciano a cambiare solamente nell'841, quando il vescovo di Brescia, Ramperto, donò questi territori al monastero di San Faustino e Giovita, che venne affidato allora ai monaci benedettini, che erano praticamente gli unici che avevano conservato tutte quelle tecniche per la bonifica dei territori. Grazie ai monaci benedettini, quindi, il terreno di Monpiano ritornò produttivo, introducendo anche tutta una serie di tecniche per l'utilizzo della forza dell'acqua, per far girare i mulini, le macine. Il terreno quindi, il terreno di Monpiano, ritornò produttivo e ricco. Certo che questi monaci si sono dati da fare, eh? Già, ma pensa che caldo deve essere con quel vestito lungo da monaco. Sì, se non sbaglio è fatto più o meno così, guarda. No, Francesca, non farli lavorare tutti con quelle zappe. Fanne alcuni così, guarda. Fratelli! Confratelli, abbiamo una missione per conto di Dio. Vedete questa terra sotto i vostri piedi? Madre Terra! Fra Giocondo, perché non stai ascoltando? Io? Sto leggendo la storia di un serpente e di una mela.
e volevo sapere come andava a finire. E come va a finire? Ah, una storia ispirata dal demonio! Ma che demonio? Qui c'è scritto Sacra Bibbia, la creazione dell'uomo, il paradiso terrestre. Insomma, ascoltate, questa terra che ci è stata donata dal vescovo Ramperto. Terra melmosa e paludosa est. Anche ovest paludosa. Ah, le nostre vesti così candide, che fine faranno? Eh già, è stata lavata con perlana. Diventeranno melmose e paludose, pieno di macchie marroni. State sereni, da oggi indosseremo gli abiti scuri dei benedettini. Comunque, giusta osservazione, Fra Crispino. Stavo giusto dicendo che la nostra missione consiste nel bonificare questo terreno paludoso. Ora et labora. Ora et labora. Ora et labora. Ora? Achoo! Ma salute! Grazie, grazie. Prego. Davvero. Non c'è di che. Altrettanto. Ma insomma, grazie. Fratelli. Sed melma in salubre est. Ora et... Labora! Io lavoro. Tu lavori, egli non lavora? Io ora lavoro, lavoro, state sereni. Di un po', Gaudenzio, te lo mangeresti un bel piatto di cavoncelli, eh? Fra Martino, sarebbe un peccato di gola, siamo in quaresima. Ma li mangeresti? Certo, quelli mangerei, ma solo i cavoncelli di magro. E se ci fossero? Ma se ci fossero dove? Lì, in cucina. Ma non ci sono, qui mangiamo solo minestroni. Quello che passa al convento. Volevi dire il monastero? Non fatemi fare questi discorsi qui, che poi mi brontola tutta la pancia. Fratelli, non pensiamoci ora. Nel lavoro troveremo la pace dello spirito e della pancia. E comunque, lo sapete che quel serpente se l'è poi mangiata la mela? Ah, quella Eva ha fatto mangiare la mela del serpente ad Adamo. Le donne. Shh. Amen. Fermi, alt, fermi tutti. Ho visto una luce lì tra le nubi. Una voce mi diceva. Cosa diceva? Ora è... Volevo dire, oret labora. Ah, sì, lo sapevamo già. Dirò di più, oret labora con colonna sonora. Orsù, fratelli, cantiamo. Fra Martino campanaro, dormi tu, suona le campane, din don dan, din don. Ecco ragazzi, mettiamoci qui, così, mettetevi qua davanti a me. Ottimo, perfetto! Perché ci siamo fermati? Non dovevamo andare alla fonte? Sì, ci siamo fermati perché prima volevo farvi vedere dove abitava il famoso dottor Trizzino. Grissino? Ma no Grissino, Trizzino! Ah, mi sembra di averne sentito parlare... da mia nonna. Infatti ho qui un bellissimo cellulare, che è il mio, e vi mostro un video di alcune testimonianze. Guardate. Pensate ragazzi che questo dottor Trizzino è arrivato dalla Sicilia fino a Brescia. Quindi all'inizio non era molto considerato per la sua provenienza. Infatti, una persona, non si sa chi, disse la seguente frase: peccato che letteru. Lui forse non seppe mai di questo commento. Ma il bello è che ancora oggi i monpianesi lo ricordano con grande affetto e con profonda stima. Però, parte questo dottor Trizzino. Già, e sai una cosa, indossava sempre un cappello che gli ricordava il sole caldo della Sicilia. Tipo così, guarda. Già, e ti immagini se portava sempre con sé una valigetta da medico, tipo questa. Ma allora se sapeva fare tutto sarà stata una valigetta come quella di Mary Poppins. Esatto. Camminavamo Brescia, Brescia, finalmente sono arrivato. Mi scusasse signora, se dimmi in Monpiano,
Certo, non c'è solo Monpiano. Monpiano centro. Ah, Monpiano, Monpiano, quindi. Sapete pure questo io? Sempre dritto è il primo a sbagliare. Grazie, signori. Meno male che le persone buone ci sono dappertutto. Così non nod. Giuseppina, mi sa che lei è lì. Ma par di sé. Ne è un bel set. Peccato che le c'è lui. Buongiorno, signora Giuseppina. Buongiorno. Come sta? Insomma, mi fa... Gomano lo gambo e tencio. Vai venuto il trizzino. Chi è che si giù il grissino? Trizzino, le risolverà tutti i problemi. È proprio una brava persona. Sai che lo chiamo? Trizzino! Oh! Ah, che là! Venga, venga, signora! Lei aiuta la mia, io aiuto a lei, venga! Grazie, dottor. Set che le bravo ter... gnaro! Eccoci qua ragazzi, mettetevi pure qui davanti. Perfetto, eccoci qua. Ma stai scrivendo un romanzo? Ora non posso proprio dirtelo. Capirai più tardi. Forse. Femmine. Ah, insomma, ragazzi, allora siamo qui davanti alla nostra fonte di Monpiano. Abbiamo la nostra guida, sentiamo che cosa ci dirà la guida. Poi, se avremo tempo dopo, ci facciamo un giro al Parco delle Colline che... è un luogo proprio meraviglioso, ragazzi, meraviglioso! La fonte di Monpiano, ancora oggi, fornisce il 14% del fabbisogno idrico della città di Brescia e possiamo definirla ancora oggi come uno dei luoghi più suggestivi, ricchi di storia, ma anche magici e misteriosi del territorio di Monpiano. Wow, Francesca, non l'avevo mai vista la fonte di Monpiano, è proprio stupenda. Già, è proprio bella. Peccato che dopo la caduta dell'Impero Romano è stata dimenticata. Sì, ma per fortuna che poi sono arrivati i Longobardi. Ti immagini se Romani e Longobardi si fossero incontrati? Si sarebbero stupiti delle loro lunghe barbe, lunghe così, guarda. Sì, invece i Romani mettevano sempre in testa un elmo come questo, guarda. E pensa che gli imperatori invece indossavano una corona d'alloro, così. Mio Imperator, dovremmo essere arrivati. Quanta strada che abbiamo fatto per venire a Roma a pigliare un po' d'acqua. Ma, mio Imperator, avete fatto costruire voi questo acquedotto per portare l'acqua della fonte a Brixia. Ah, già, mi sono scordato. E per forza sono passati 700 anni e guarda, mi hanno rovinato tutto, Stivana. Finaccia. Oh, ma che è sta gente? Cominciate da qui. Scavate un canale dritto fino al monastero di San Salvatore. Chi siete voi altri, queste barbe da barbari? Che barbari siete? Noi siamo Longobardi e comandiamo queste terre da 200 anni. Io sono Re Desiderio e tu, vestito da romano, chi sei? Ma che ti possa pigliare un accidente? Io? Sono Ottaviano Augusto, imperatore dei Romani, figlio del divino Cesare, e ho sconfitto Marco Antonio, traditore di Roma, e l'ho fatto costruire io questo acquedotto che mi avete scassato. Ma sono passati 700 anni. Se non fosse per me, quest'acquedotto sarebbe già sepolto da un pezzo. Come sarebbe di sepolto? Quando caddi il vostro impero, questo posto venne dimenticato, finché sono giunto qui io. Ah, meno male che qualcuno ci ha pensato, ma... stai a fare con queste zappe? Stiamo restaurando per riportare l'acqua dalla fonte a Brixia e al monastero. Oh, Marforo, ci avete da portare l'acqua! E poi che diavolo è il monastero? Il monastero è la casa di tutti i monaci. Oh, monaco. Io non mi faccio arrabbiare con quest'acqua, perché a me non piace mica la guerra. Il mio nome lo dice anche. Desiderio non è un nome longobardo che di solito è armato fino ai denti. Desiderio è un nome latino. Viva la Pax! Oh, ma la Pax romana l'ho inventata io. 40 anni di pace per Roma e te ne sotto botta sti barbari.
non scrivere i 40 anni di pace, ma quel refrán là, Carlomagno, ha ripudiato la mia figliuola, come si chiamava, Anselberga, no, era Lutberga, no, era Ermengarda. Ma sire, non si chiamava mica Gerberga? E dove alberga, al monastero? E se voi, continuate a scavare! Stavo dicendo, adesso quel refrán là mi fa la guerra. Ah, ti capisco. Famose una bevuta e alla salute nostra. A quest'acqua di Monpiano, buonissima, purissima e levissima. E smettetela voi altri di scavare queste zappe, che mi state zozzando sta cabona, oh! Certo che l'acqua della fonte è fonte di vita. Sara! Dai, ora giri alla pagina e scriviamo qualcosa di serio. Me lo stai dicendo proprio tu. Potremmo scrivere qualcosa sull'acqua di Monpiano. Che ne pensi di... La magia della fonte. L'acqua contiene in sé il potere e la magia che scrive la storia dei popoli. Qualcosa di sacro nasconde il parco al di là del muro, che lo ferma nell'arco del confine dove l'immagine invisibile distrae da ciò che nel profondo la terra nasconde. È un giardino segreto, il cui tempo si è fermato sull'orologio del silenzio. La sorgente nasce e rinasce in un ritmo perpetuo di chiare e fresche acque che sussurrano un canto vago e lontano. Misteriosa, la fonte invisibile incuteva rispetto. Guarda Francesca, c'è un bosco. Dove? È là. Andiamo. Wow, è proprio bello questo bosco, vero? Già, è veramente stupendo. Wow, senti il canto degli uccellini, quanto è bello. Sì, e poi c'è tantissimo verde. Guarda che bella porta. Già, sembra una porta magica. Non sono mai venuta in questo posto, tu? Anche io, è la prima volta che lo vedo. Bello questo posto. Già, veramente stupendo. Siediti su questa panca. Ti invita alla speculazione e alla fantasia. Ora puoi riflettere su quella realtà e vedere al di là di tutto questo. Ma dove sono Sara e Francesca? Boh, io non lo so, tu l'hai viste? Femmine. Su ragazzi, forza! Allora, siamo qui davanti alla chiesa di Sant'Antonino, mettetevi pure qui davanti, ecco, perfetto. Ascoltiamo che cosa ci racconta la guida di questa magnifica chiesa. Ma maestra... Ma niente, il percorso è quasi finito, quindi attenti, ascoltate. Ecco ragazzi, io direi di indietreggiare un attimo, così da poter vedere meglio la chiesa. Ok, indietro. Ancora un attimo, bene. Perfetto, direi che ci siamo. Dovete sapere, ragazzi, che questa chiesa fu una delle prime parrocchie qui nel territorio bresciano. Sant'Antonino era un soldato della legione romana chiamata Legione Tebana. E Sant'Antonino, insieme ai suoi compagni, si convertì segretamente al cristianesimo, in un periodo però in cui non era possibile professarlo. Diocleziano, l'imperatore Diocleziano, infatti scoprì la loro vera fede e per questo eliminò l'intera legione. Alcuni soldati, tra cui Sant'Antonino, riuscirono a scappare e in particolare Sant'Antonino si rifugiò a Piacenza. In seguito però venne scoperto e fu martirizzato. Vicino
alla chiesa di Sant'Antonino troviamo la disciplina di San Cristoforo, che è il patrono dei viaggiatori. Questa disciplina era sede di una confraternita laico-religiosa dedicata in particolare alla preghiera per le anime purganti. È opportuno richiamare i magnifici affreschi all'interno della disciplina dedicati alla passione di Cristo e alla vita di Maria. Ma ragazzi, ma dove sono finite Sara e Francesca? Ma è quello che le stavo cercando di dire prima. Come? Ma queste due qua sono andate molto lontano. Io vado a guardare indietro. Io provo a cercarle da quella parte. Sì, sì, invece sì. Vado avanti. Andiamo, cerchiamole. Ma ragazzi, ma che dove sono andate queste Francesca e Sara? Ma niente. Non abbiamo trovato niente. Maestra, maestra! Sì? Non l'ho trovata, però ho trovato il loro diario. Suppongo certo. Che sia loro, perlomeno. Ma benissimo, questo sì era quel diario che teneva Francesca. Cosa facciamo? Guardiamo. Vediamo. Ma ragazzi, ma guardate. Ma questo qui forse può essere il parco delle colline, o no? Yeah. Sì. Sì. Può essere, ma... Ci sono anche due persone. Magari sono loro. Sì, ci assomigliano. Sì. Ah, allora vuol dire che... Ah! Sara, come sei cambiata? Ma ti sei vista? Siamo proprio diventate due... Burattini! Temo di sì. Siamo in una specie di magia. Fantastico, ma... Dove siamo? Siamo in mezzo al bosco. Temo che ci siamo perse. Ma quel bosco che ci sembrava magico? Sì, però qui è tutto vero. Hai visto che bei fiori e che belle piante ci sono qui nei dintorni di Monpiano? È vero. È proprio bello qui. La maestra aveva ragione. Il parco delle colline è proprio bello. Guarda anche più avanti, là ci sono altre cose. Ma... Non ci allontaneremo troppo? Non ti preoccupare, i nostri compagni non sono lontani. Vieni dietro di me. Ma ho paura di perdermi, vai piano. Sei la solita paurosa. Segui me e vedrai che non ci perderemo. Birk? Eccomi, capo. Oh, eccoti. Guarda, guarda, quelle due bambine. Sono sole! Se ne rapissimo! Potevo richiedere il riscatto! Ma perché dovremmo raparle? Mica raparle! Rapirle! E come si fa? Io fino adesso ho soltanto rubato polli. Beh, non è molto diverso. Non mi sembra proprio dei polli quelli. Li continuo a vedere, di continuo proprio. E sono diversi! E poi non ci stanno nel sacco che ho io. Non useremo un sacco. Adesso ti spiego. Loro non ti conoscono. No. Tu vai da loro, inventi una scusa e le rapisci. Hai capito? No. Ma come? Allora, tu vai da loro. Sì. Inventi una scusa. Sì. E le rapisci. Sì. Hai capito? No. Ma come? Allora, tu vai da loro. Sì. Inventi la scusa. Sì. E le rapisci. Sì. Hai capito? No. Fila! Scusate, bambine. Chi? Noi? Sì, dico voi. Posso chiedervi un favore? Ci dica. Posso rapirvi? Francesca, ho paura! Ma come si permette? Se non va via ci mettiamo a urlare! Capo, avevi ragione! Queste starnazzano peggio delle galline! Sa buona a nulla! Fatti da parte che ti faccio vedere io come si fa! D'accordo, capo. Ciao, belle bambine! Vi siete perse nel bosco? Proprio perse? No! Ma non sappiamo come tornare indietro. Beh, io conosco il bosco come le mie tasche e vi posso raccompagnare a Monpiano in un batter d'occhio.
perché conosco un sentiero segreto. Seguitemi. Va bene, vieni Sara. Ma Francesca, io ho paura. Ma dove ci sta portando? Qui il bosco è ancora più fitto. Questo è il mio covo e voi siete mie prigioniere. Aiuto! È inutile che urli, qui non ti sente nessuno. E tu, fai la guardia, mi raccomando, eh. Tranquillo, capo, farò la guardia. E voi state attente, io sono la guardia. Francesca, che cosa ci farà adesso? Stai tranquilla e ascolta quello che dico. Ciao, ti piace giocare? Se tu sei la guardia, possiamo giocare a guardie ladri. Se ci liberi, noi scappiamo e tu ci insegui. Sì, sì, a me è sempre piaciuto giocare. Dai, 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 scappate. Andate, andate, che adesso vi inseguo, conto fino a 10 e vi inseguo. Via, via, più veloce, dai. Che a 10 ci arrivo presto. 1, 2, 3. Che cosa stai facendo? Dove sono le bambine? Mi hai fatto pure perdere il conto adesso. Stiamo giocando. Ma quale conto? Ti sei fatto scappare le bambine? No, no, stiamo giocando, ti ho detto, capo. Loro sono scappate, ma io adesso le inseguo e le trovo. Un gioco, che c'è di male? Ti sei fatto imbrogliare. Adesso corri e vai a cercare. E non tornare senza di loro. Ok, capo, vado. Anche se io preferivo giocare. Ma adesso dove siamo? Ci siamo perse di nuovo. E queste cosa sono? Sembrano tante porticine. Siamo arrivati nella radura delle fate e queste sono le loro casette. Ma tu credi ancora alle fate? Ma sono storie inventate, fantasie che si raccontano ai bambini per farli addormentare. Tu dici? Come diceva Peter Pan, finché ci sarà un bambino che crede nelle fate, loro esisteranno e io ci credo. Sei tu che non credi alle fate? No, cioè io ci credevo, poi però mi hanno detto... Non si deve credere solo quello che si sente dire in giro. Se tu credi in qualcosa, continua a crederci, altrimenti non serve a nulla. Ma voi, che cosa ci fate qui? Allora, stavamo fuggendo. No, cioè, prima stavamo scappando. Però prima... Stai facendo confusione. Adesso racconto io. Eravamo... Sì, lo so. Stavamo facendo... Sì, lo so. Stavamo scappando. Sì, lo so. Ci hanno rincorso. Sì, lo so. Ma siamo... insomma, ma sa tutto. Per forza, sono una fata. Allora, ci potete aiutare? Siamo qui apposta. Piuttosto bisogna punire i cattivi. Facciamo un piano. A mon piano. Siamo già a mon piano. Sì, intendevo a mo un piano. Ancora un piano? Sì, certo. Ascoltate, noi ci nascondiamo e voi restate qui. Appena arriva il brigante, gli dite che, poiché vi ha trovate, ha vinto lui. Per premio gli date questo bastone, che dite è fatato, e poi andate a nascondervi, va bene? Sì. Ecco che vi ho trovato! Bravo, adesso hai vinto tu. Per premio ti diamo questo bastone fatato. Com'è fatato? Sì, ce l'hanno regalato delle fate che abitano qui. Adesso te le facciamo conoscere. Fate. Visto che hai vinto il bastone magico, guardaci negli occhi! Guardaci negli occhi! Cosa? Come? Adesso ti diamo il potere di punire i cattivi. Appena arriverà il tuo capo, tu devi bastonarlo tanto finché non se ne andrà per sempre da questo bosco. Capito? Sì, sì, bastonarlo tanto finché non abbandona del tutto queste zone, capito? Bene, mi raccomando, perché tu sei più in gamba di lui. Io sono più in gamba di lui. Capo, sono qui e ti sto aspettando. Oh, eccoti. Allora, dove sono le bambine? Cosa ci fai con quel bastone? Se ti avvicini ti spiego tutto. Però devi essere chiarissimo e non fare il pasticcione come tuo solito, eh. Tranquillo, capo, che questo discorso non te lo leverai dalla testa tanto facilmente. Però devi avvicinarti, perché è un segreto solo tra noi due. Aia!
Grazie, siete state molto gentili. Noi siamo qui per questo. Ma adesso come facciamo a tornare a casa nostra, a Monpiano? Non vi preoccupate, vi accompagniamo noi. Però vi accompagniamo solo con la fantasia. Voi seguite sempre il sentiero dritto davanti a voi. E se avete un dubbio, andate dalla parte che sentite giusta. Noi ve la suggeriremo. Non possiamo portarvi più nel paese, perché la gente non deve vederci. Molte persone non credono che noi esistiamo e non sanno che siamo nel mondo della fantasia. Purtroppo oggi la fantasia è scomparsa in molta gente, spesso anche nei bambini. Ma la nostra storia allora è stata vera o frutto della fantasia? È importante, sarà come vorrete che sia. In fondo non cambia nulla. Ora andate, i vostri compagni vi stanno aspettando. Ma Francesca, adesso che cosa facciamo? Facciamo come hanno detto le fate, torniamo indietro ad incontrare i nostri compagni. Ragazzi, ma dove saranno finite quelle due? Guardate, eccole! Ma voi due, ma dove vi eravate cacciate? Abbiamo visto cose che voi non avete mai visto. E che cosa avete visto? Ce le raccontate? Certo, certo, la fantasia può tutto. Ci permette di fare viaggi straordinari. Adesso ci parlano delle fate. Sì, le fate che ci hanno aiutato a ritrovare la strada del ritorno. E che proteggono tutto il territorio di Monpiano. Le fate! Ma da secoli abbiamo protettori molto importanti. Abbiamo San Gaudenzio, Sant'Antonino, San Cristoforo, San Calimero e anche Santa Maria. Secondo te proteggono anche l'acqua della fonte? Beh, se era desiderio lo desidera, tutti lo desideriamo. E tu lo desideri? Sì. Lo desideriamo! Certo che quei monaci benedettini hanno lavorato alla grande per Monpiano. Beh, però non c'è da dimenticare anche il dottor Trizzino, che anche lui si è dato da fare. Certo, ma non dimentichiamoci delle due sorelle Agazzi, hanno dato un grande contributo e hanno lasciato una grande impronta nel mondo educativo. Giustissimo, sta a noi cercare di lasciare indelebili le tracce della nostra storia. Immaginando con la nostra fantasia. Che ci fa perdere. Sì, vi ha fatto perdere alla grande. Ma ci ha fatto perdere però in viaggi meravigliosi!